Quello del 26 gennaio non è un voto regionale, è una scelta di vita. È possibile un cambiamento così radicale in una regione rossa come l'Emilia Romagna? Sì, ci crediamo tanto, dobbiamo finalmente dopo 70 anni. Più di 100 piazze per ascoltare, raccogliere suggerimenti e proposte nella lunga maratona elettorale di Lucia Borgonzoni con Matteo Salvini in prima linea. In tutte le piazze che ho girato io trovo tanta gente che ha votato per 50 anni a sinistra, ma questa volta vota Lega perché il PD ormai è il partito dei banchieri, dei milionari e dei finanzieri. I compagni vivono nei salotti chic, vivono cos, ma nessuno ha sprecato una parola. Io sono un'artigiana, per i piccoli artigiani, per le piccole aziende. Qua comandano solo le grandi aziende. Perché votare Lucia Borgonzoni? Per il cambiamento. Raccontiamoci che in questa regione, se tu non hai soldi, una visita specialistica l'aspetti anche un anno e mezzo. In Emilia Romagna una donna sopra i 40 anni, se vuole fare un'ecografia al seno, se la deve solo pagare. Sentendo le persone in piazza c'è una grande voglia di cambiamento. In che cosa consiste questo cambiamento? Noi siamo in una regione che funziona a 6 e potrebbe funzionare a 10. Ci sono dei problemi che sono legati alla sanità, alle infrastrutture, questi sono sotto gli occhi di tutti. Ci vuole un pubblico che aiuti di più le aziende e poi bisogna dare un nuovo respiro, come ad esempio noi abbiamo fatto la proposta sull'IRPEF regionale. Vogliamo portarla all'1% per tutti. Infatti la piazza oggi, la piazza di Milanello, si è infiammata proprio su tre punti: tasse, sanità e infrastrutture. Quando si parla ad esempio di infrastrutture non sono solamente strade che mancano, dighe non fatte e tanti altri problemi. Diciamo che questa regione ha funzionato nonostante il PD.